Salve a tutti, oggi continuiamo il video dedicato sempre alla problematica della connessione che sto avendo con l'operatore di telecomunicazioni Ariamax. E come avevo già detto nel video dedicato sempre alla sezione di Ariamax, la problematica era appunto la connessione molto bassa nelle ore serali, nei giorni festivi, ma in questi momenti sto avendo problemi anche nei giorni feriali e soprattutto anche durante il giorno. In questo momento è il 28 dicembre del 2015, sono circa le 4 e mezza, quindi siamo nel pieno pomeriggio, un lunedì, quindi un giorno assolutamente feriale, ma sto navigando a 0,30 in download, quindi veramente una connessione bassissima, sotto il mezzo mega. Ciò che mi comporta l'impossibilità di utilizzare l'internet, anche la telefonia fissa, che comunque è collegata ad internet, o meglio, quel poco che posso utilizzare, però si sente tutto disturbato, la voce dell'interlocutore e continue cadute di linea. Nel video precedente avevo telefonato circa 2 settimane fa all'assistenza tecnica Ariamax. Mi era stato aperto una segnalazione tra le tantissime che ho aperto da circa un anno e mezzo, da luglio del 2014 che sto facendo delle segnalazioni. Mi avevano detto che mi avrebbero ritelefonato, comunque un tecnico addetto al sistema di Aria entro 3 giorni lavorativi, ma ovviamente sono passate 2 settimane e non ho ricevuto nulla e se sto facendo questo video è perché i problemi stanno continuando. Problemi che continuano da un anno e mezzo e per le mie problematiche, per tutta la trafila che ho dovuto fare fino ad oggi e le numerose telefonate, segnalazioni, fax e mail che sto tuttora mandando anche con i risultati dei test in PDF, test che ho effettuato comunque con speedtest.net. Vi invito a rivedere il precedente video, non sto qui a ripetermi. Ora faremo un'ulteriore telefonata all'assistenza tecnica Aria e metto un attimo in pausa il video perché l'attesa può durare anche diverse decine di minuti, quindi non starò qui a aspettare con voi. Metto in pausa il video, appena mi rispondono, metterò appunto, avvierò il video. Ovviamente io registro così com'è, non farò tagli, quello che mi dicono e poi lo caricherò appunto su YouTube, in modo tale che potrete poi voi valutare se effettivamente Aria secondo voi è un operatore serio. Ripeto, 2 settimane fa ho aperto una segnalazione con l'assistenza tecnica Aria, mi era stato detto che entro 3 giorni lavorativi avrei comunque ricevuto una risposta e ovviamente così come le migliaia fino ad ora di segnalazioni aperte, non solo non mi hanno risposto alle mail, ai fax e anche alle raccomandate, ma assolutamente il problema non è stato risolto, problemi di connessione bassissima e a volte anche assente e continue cadute di linea non è stata mai risolto e anzi è veramente notevolmente peggiorato in questi ultimi mesi e soprattutto in questi ultimi giorni. Va bene, adesso faccio la telefonata, appena mi rispondono, avvio il video. Buonasera, Carmen. Salve Carmen, io telefonavo per sapere lo stato della mia pratica che avevo aperto circa 2 settimane fa, sempre telefonandovi, mi era stato detto che entro 3 giorni lavorativi avrei ricevuto comunque una vostra risposta, però purtroppo ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta e non è la prima delle segnalazioni che faccio in questi anni, ecco. E sono Luca Mariani, diciamo il titolare della linea col quale sto chiamando. Sì? Sì? Sì, in questo momento sto telefonando, sto avendo tra l'altro una connessione bassissima, 0,30 circa in download, quindi ho dovuto spegnere, diciamo, tutti i dispositivi e utilizzare adesso il telefono per poter parlare, anche quindi nel pomeriggio, veramente sta peggiorando sempre di più il servizio da luglio del 2014.
E quindi mi dica la mia segnalazione poi come è andata a finire. Sicuramente non è stata risolta perché anche in questo momento sto navigando in maniera bassissima. No, io l'ho segnata, la segnalazione è stata aperta circa 2 settimane fa, ma ha risposto. Allora, mi ha risposto uno dei suoi colleghi, adesso non mi ricordo se era Elena o Beatrice o Alessandro. No, Carolina, era Carolina, ecco. Tra l'altro non aveva neanche un accento italiano. Poi dopo, il giorno dopo, ho telefonato, mi ha risposto Mirko, mi ha detto guarda che è stata aperta, attenda questi 3 giorni lavorativi che la ricontattino. E questo mi è stato detto da Carolina e dal suo collega Mirko, però purtroppo ad oggi io non so nulla. Tra l'altro mi segno sempre i nomi. Ho parlato in questi 2 anni con Jessica, con Giulia, con Elena, con Beatrice, con Alessandro, con Vincenza, Salvatore e tanti altri. Quindi, ma mi pare di avere anche con lei, con lei Carmen, di aver già parlato diverse volte. Sì, io praticamente io lamentavo problemi al di là delle disconnessioni, ma anche problemi di velocità in download bassissima sotto il mezzo mega. Vi invio tutti i giorni le mail all'assistenza cliente Ariamax con il PDF, con il file in PDF del test Eolo Test Speed Test. Anche in questo momento l'ho inviato, ho fatto il test perché andava pianissimo visto internet. Erano le 4 e mezza circa, 4:20 di oggi lunedì e dava 0,30 e 0,10 in upload con ping altissimo. Purtroppo non me ne accorgo perché veramente ci mette tantissimo anche una pagina web normale, non parlo di video, ma proprio anche di pagine web ci mette tantissimo per chiamare. Ho aperto tantissime segnalazioni e non ho mai ricevuto risposta, il servizio continua ad andare malissimo, quindi non so, telefonavo a lei se sapeva dirmi qualcosa, se Ari intende fare qualcosa. Sì? Durante la pratica è stata aperta dalla collega Carolina? il 7 di dicembre, Carolina, Sì? quindi facendo lo speed test andava a 0,30 con un upload a 0,5 la sera dopo le 17. La Sì. mattina invece è un download normale a 4,30, l'upload a 0,30 con Ma quando io ho telefonato a Carolina era però pomeriggio, perché dopo le 19, diciamo, non... E in questo momento anche sto avendo, e anche i giorni passati, non le dico per Natale o Santo Stefano, ecco, era improponibile, ma anche oggi, prima, 4:30, prima di telefonare a voi, ho fatto lo speed test e l'Eolo test, ed è bassissima la connessione, ecco, parliamo sui 0,30 circa, 0,38, 0,40 massimo, alcuni Ma picchi. allora, il problema è questo, che la pratica è stata lavorata e chiusa. Ah, chiusa addirittura? No, assolutamente, ma e succede sempre così che io ritelefono dopo un paio di settimane, mi si dice che viene chiusa la pratica e io no, non solo non mi hanno contattato, ma il problema è lo stesso se non peggiore di prima. È sempre così, ma è da tanto, da mesi, mesi, anni. E in questi ultimi... Ma non solo telefonate, fax, email, una volta vi ho inviato anche la raccomandata, però un paio di mesi fa, e purtroppo non ho mai ricevuto nessuna assistenza, né un tecnico è venuto, non... boh, non lo so, io... Sì, perché certe mattine riesco a navigare un paio di mega, alcune mattinate, ma però quando già arriva il pomeriggio e soprattutto nei giorni festivi, ma oggi anche feriali, perché comunque oggi è un giorno feriale, io ci sono questi giorni che veramente non c'è storia, non posso navigare, come avevo già comunicato anche a tutti i suoi colleghi. E quindi Aria non può fare assolutamente nulla per questi malfunzionamenti. Se vuole può fare anche un controllo in questo momento che ho una connessione bassissima. Certo, no, ma assolutamente. Allora, in realtà io posso controllare in parte, nel senso
su evitare quelli che sono i valori erogeni, eccetera. Poi il testo della velocità chiaramente me lo deve fare lei. Ho capito. Io l'ho fatto mezz'ora fa perché poi sono stato qui ad aspettare che qualcuno mi rispondesse. In realtà è caduta la linea una volta, ho dovuto ritelefonare e quindi io lo faccio il test EOLO, quindi speravo magari telefonando anche in questo momento di bassa connessione lei potesse anche verificare e vederlo e magari non so, quindi Sicuramente, le ripeto, facciamo sicuramente le verifiche. Per questo le chiedevo, mi fa un test di velocità adesso? in questo momento non ho il computer acceso. In questo momento l'ho fatto 20 minuti fa circa, se vale. Una ve... Sì, era 0,36, 0,35, 0,36 in download, in upload era 0,15, 0,10 e il ping era molto alto. Sì, anche perché sono sicuro che se faccio lo speed test in questo momento la linea veramente secondo me cade, perché non, questo 0,40-0,35 è sufficiente per la telefonata, perché sto usando il telefono con la lineare in questo momento. Esatto, noi di solito il test chiediamo comunque di farlo con un solo dispositivo connesso collegato col cavo. Ok, no, ma io ho utilizzato il mio computer col cavo Ethernet, ma comunque anche col wifi non cambia nulla, cioè i valori sono sempre quelli, mi dà. Però a sto punto mi sa che Aria non riuscirà mica, non riesce a risolvere il problema, perché non solo non mi risponde, ma... Dopo questi milioni di segnalazioni, veramente non so quante ne abbia fatte. Queste pratiche aperte non. Addirittura mi pare che Salvatore mi avesse detto in una telefonata che Aria, cioè apposta, limita proprio la connessione nelle ore serali dopo le ore 18. Mi ricordo che mi disse questo. Fanno tutti gli operatori, in realtà, non solo Aria, è proprio una politica di riduzione della banda dopo le 18 per permettere a tutti gli utenti che si connettono di avere a disposizione i servizi minimi, e per servizi minimi intendiamo la navigazione internet e la posta. Quindi se lei vuole scaricare un film, vuole guardarsi dei Ma video, neanche un eccetera, video. chiaramente in quella fascia oraria la navigazione risulta rallentata. Sì, no, è inutilizzabile. La sera è inutilizzabile, però visto che adesso me lo fa anche il pomeriggio, dico, ma com'è possibile? E i giorni festivi me lo fa tutto il giorno, per esempio il 25, il 26. Sono tutti a casa e Sì. quindi è ovvio che li attendiamo poi tutta la giornata, certo. Poi se utilizzo quei 0,20, Per gli utenti 0,30, che si connettono, chiaramente, se io utilizzo internet più il telefono, quei 0,20, 0,30 non ce la fa, non riesco a telefonare, cioè devo o l'uno o l'altro, ecco. Sì, chiaramente la banda è la stessa, viene suddivisa tra telefono e navigazione, per cui è normale che se sta telefonando la navigazione per forza di cose rallenta o si blocca in alcuni casi. Quando il mio elettricista mi aveva messo l'antenna di prova di Aria, mi aveva messo l'antenna di prova, mi ricordo era giugno del 2014, dell'anno scorso, e praticamente mi dava addirittura 7-8 mega, diceva che prendeva benissimo da qui l'antenna, allora ho detto bene, dai, a questo punto 7-8 mega, però purtroppo dopo quando è stata messa sulla mia antenna sono iniziati i problemi, non capisco come, sicuramente c'è una limitazione perché la mattina presto va bene. È proprio dopo, man mano che passano le ore della giornata, diminuisce, diminuisce, diminuisce fino ad arrivare a una cosa inaccettabile. Quindi non so più che fare. Io la sera devo navigare con una chiavetta della team per ovviare, perché non ce la faccio. Con Aria purtroppo è rarissimo che la sera riesca a navigare, sono pochissime giornate, veramente rarissimo. La maggior parte è così. Poi adesso anche il pomeriggio. Migliorarlo ulteriormente in linea, Ok. proprio perché le configurazioni della sua linea, il segnale radio, eccetera, sono comunque nella norma. Quindi le E... pratiche
e sicuramente la linea in questo momento ce l'ho. In realtà ho avuto dei giorni che stavo anche senza linea, o mi si disconnetteva e mi si diceva ci sono della manutenzione nell'antenna. E vabbè, quello passava. Ci sono stati dei giorni che sono stato anche senza internet, cioè avevo il LED verde fisso, i due LED verde fissi, e non avevo praticamente internet perché c'era queste manutenzioni dell'antenna. Gli altri giorni internet, a volte ho avuto delle disconnessioni, però l'ho sempre avuto, come in questo momento ho la connessione, sto anche telefonando, però è veramente lentissima. Oggi, nel 2015, quasi 2016, navigare con sotto il mezzo mega veramente è una cosa, io direi, quasi al limite dell'assurdo o del vergognoso, non so, mi dica lei. Io boh, non, me n'ero andato da Telecom perché navigavo 2 mega, 1,5 mega, 2 mega, ma a sto punto veramente con aria è una cosa. Il venditore, quello davanti al supermercato Conad, che mi aveva detto tante belle cose di aria con 5 mega minimi garantiti, con bonus, con l'antenna che sarebbe diventata mia, poi è scomparso. Minimo garantito. No, lo so, ma io l'ho imparato dopo, quando sono venuto con voi, l'ho imparato dopo aver fatto questo contrattino che poi non mi è neanche mai stato rilasciato né in cartaceo, mi aveva detto gli arriverà dopo un mese a casa il contratto cartaceo, non si preoccupi. Poi, nonostante le numerose richieste ad ARI, non ho mai ricevuto nessun contratto, nulla. Vabbè, questo ormai è una storia chiusa. Però purtroppo io mi sto trovando con questo servizio di ARIA che veramente non capisco perché sta andando. Boh, non va, non funziona, non funziona. Cioè, funziona, ma funziona malissimo. Addirittura questo Debian dice internet ad alta velocità, ARIA dice connessione, filo complicato, dice. Dov'è? Hai bisogno di internet e telefono, dice alta con. Ecco, goderti una connessione veloce anche dove gli altri operatori non arrivano, però connessione veloce qui non c'è niente. Vabbè, No, niente, purtroppo non ho la possibilità di risolvere immediatamente il problema. Come le dicevo, al momento si trova già al massimo delle prestazioni possibili per la sua zona. Non posso fare altro per lei in questo momento. E non può aprire una nuova segnalazione, un nuovo contatto, anche se poi tanto non mi contattate, quindi non. Quindi diciamo Sì, evito però di. chiuderebbero specificando che non si tratta di navigazione lenta, perché comunque, non essendoci un minimo garantito, per navigazione lenta si intende tutto quello che va al di sotto dello 0,30. Dal suo stesso 0,36 ad esatto me la chiude direttamente come non è navigazione lenta. Ok. Immagino che sia anche questo il motivo per cui non l'hanno contattata probabilmente. Ok, la sera ci sono dei momenti della sera che vado anche al di sotto del 0,30. In quel momento che l'ho fatto prima Noi era ci 0. siamo, esatto, noi ci siamo fino alle 20. Eventualmente, se prima delle 20 vuole fare un test e provare a Sì. richiamarci, vediamo cosa succede. Dipende dai giorni. Comunque io già al di sotto del mezzo mega internet inutilizzabili. Quindi sia che sia 0,30, 0,20 o 0,10, a me non cambia più nulla perché spengo il computer, spengo tutto, non uso più neanche il telefono. Adesso il telefono con 0,30, 0,40 ancora va. Però non posso usare internet in contemporanea perché dopo non c'è più linea. Cioè, ecco, questo è. Va bene, e niente, quindi mi dice che purtroppo Aria è così, lascia i suoi clienti da soli. Non so lei nella mia situazione, se si trovasse nella mia situazione come cliente, se fosse arrabbiato o meno. Io oramai la prendo così un po' sul ridere, però mi sembra una cosa veramente incredibile. Però va bene, se lei mi dice così, non ci può. Lei è un'operatrice e non può. Se No, più che mi. altro non voglio neanche farle perdere tempo, nel senso che è inutile ora come ora aprirle una segnalazione che tanto verrebbe chiusa senza che venga fatto nulla. Per cui Ok. preferisco dirglielo molto, molto chiaramente piuttosto che farle attendere magari altre 2 settimane per poi scoprire che la segnalazione comunque è stata chiusa. Ho capito. Va bene, quindi eviterò ulteriori telefonate, vedrò di inviare ulteriori raccomandate ad Aria e poi eventualmente spero di non finire le vie legali, ma o Aria mi riconosce qualche risarcimento o qualcosa, non lo so. Faccio le dovute valutazioni, assolutamente sì. Va bene, ok. Arrivederci, buona serata. Come avete visto, oramai anche le operatrici mi dicono per la sua connessione, se non va sotto lo 0,30 non può aprire la segnalazione per connessione lenta, quindi 0,30
o 0,35 per loro il servizio funziona in modo soddisfacente. Fate le vostre valutazioni, oramai è inutile continuare le telefonate a queste operatrici, tanto mi dicono le stesse cose, questa è la politica di Aria, gli dispiace molto, ma il cliente viene lasciato a se stesso con la fattura da pagare, quella arriva sempre, ve lo posso assicurare, ma per il resto il cliente viene lasciato veramente così a se stesso. Fate le vostre valutazioni, se in Italia ancora oggi capitano queste cose, io le sto vivendo sulla mia pelle, magari altri che stanno utilizzando questo servizio e vogliono fare la loro segnalazione, potete commentare sotto il video e magari anche riuscire a metterci in contatto per magari fare un'azione comune in un futuro. Io vi ringrazio e vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Arrivederci da Luca Mariani.